Ok, ragazzi, sono tornata, non ho la più pallida idea di cosa sia successo. Ditemi solo se adesso mi vedete, mi sentite, scusate, ripartiamo subito. Datemi un ok, tipo ti sento, ti vedo, bene. Eravamo, dicevamo, questo è proprio il bello della diretta. Benissimo, grazie Roberto. Ok, eravamo qui a fare la mezzaluna. Continuate a concentrarvi, siamo ritornati al centro. Piano piano andiamo a sederci, gambe divaricate. Ok, adesso piano piano incrociamo le gambe, incrociate i piedi, lasciate semplicemente le braccia lungo il corpo. Bene, e da qui inspiro, porto la mano destra a terra, allungo il braccio sinistro, guardo su. Cambio lato, mano sinistra giù, inspiro, porto in alto braccio destro. Di nuovo, torno, vado in torsione, mano sinistra oltre il ginocchio, piano sposto e ancora cambio lato. Bene. E da qui di nuovo porto su tutte e due le braccia e lentamente lascio andare. Vi fermate. Da subito cambiamo posizione andando in quadrupedia, continuiamo a riscaldare la colonna. Allineate bene i polsi alle spalle, gambe divaricate alla stessa larghezza delle anche. Da qui inspiro, apro il petto, espiro, lascio andare la testa giù. Ancora inspiro e di nuovo arrotondo. Ancora inspiro. Arrotondo, di nuovo inspiro, mi fermo al centro, sguardo in basso, inizio a puntare i piedi e vado nel cane a testa in giù, facilitato. Lascio libero il collo, cerco di spingere forte con le mani a terra e qui piano piano inizio a piegare e a stendere una gamba alla volta. Piego e stendo. Bene. Respirate lento e profondamente attraverso il naso. Mi fermate al centro, da qui piano piano sposto le braccia in avanti, vado nella posizione da piegamento, mantengo due respiri, mantenete forte l'addome. E ora lentamente piego le braccia, gomiti chiusi verso l'interno e scivoliamo in mini cobra. Apro il petto, fronte a terra, con le mani spingo e vado nel cane a testa in giù. Cercate di poggiare bene i talloni a terra. Lo sguardo va all'ombelico. Spingete bene con le mani, rilassate il collo. Di nuovo ritorniamo in quadrupedia e ancora inspirando apro il petto, guardo su, espiro arrotondo, ancora inspiro e di nuovo arrotondo, ancora inspiro, ancora arrotondo, lascio andare da qui piano, mi fermo, sguardo in basso, inizio a spostare le braccia in avanti, piano piano scendo con il petto a terra. Da qui le mani spingo, arrotondo la schiena e di nuovo lascio andare. Ancora, inspiro, arrotondo, espiro, rilasso. Ancora, inspiro e di nuovo rilasso. Mantengo tre respiri. Qui cercate di non forzare il collo. Chi è comodo in questa posizione può agganciare il mento. Sentite aprire bene le spalle e da qui piano piano vado nella posizione della sfinge. Cercate di allineare bene il gomito alla spalla, i glutei sono rilassati, lo sguardo in alto. Mantengo. E di nuovo, fronte a terra, spingo con le mani, glutei.
i talloni, vado nella posizione del bambino Balasana. Chi non è comodo, qui non riesce a portare la fronte in appoggio, prendete pure un mattoncino oppure un semplicissimo cuscino e lo posizionate sotto la fronte. Qui sentite bene allungare la schiena, le braccia, il collo. Di nuovo ritorniamo in quadrupedia. Inspirando apro il petto, espiro arrotondo, continuo a riscaldare bene il corpo, di nuovo guardo su e ancora arrotondo. Di nuovo inspiro, guardo in basso, punto i piedi, vado nel cane a testa in giù. Qui non forzate, se avete bisogno, sentite il bisogno, la vostra schiena ve lo chiede, piegate pure tutte e due le gambe. Mantenete, continuo a spingere con le mani, mantenete l'ombelico ben retratto. E da qui torno stendo tutte e due le gambe. Lascio salire la gamba destra. La fletto, aprite bene l'anca. E da qui un passo in avanti, piede destro tra le mani. Ginocchio sinistro a terra, le mani in appoggio sul ginocchio. Inspirando, apro il petto, guardo su. Espiro, arrotondo, lascio cadere il busto in avanti. Di nuovo inspiro. E ancora espiro. Di nuovo inspiro, lascio cadere il busto, scendo con le mani a terra, stendo un pochino la gamba destra. Se sentite una tensione eccessiva, lasciate pure la gamba leggermente flessa, il piede a martello. Proteggiamo bene il ginocchio, sentite tirare tutta la parte posteriore della gamba. Mantengo. Respirate, mi raccomando, non forzate. Da qui di nuovo piego la gamba destra torna indietro, punto i piedi, vado nel cane a testa in giù. Continuo a spingere con le mani, rilassate il collo. Respirate lentamente. Da qui lascio salire la gamba sinistra, fletto, apro l'anca, il piede sinistro fa un passo in avanti, piede sinistro a terra, ginocchio destro giù, le mani vanno in appoggio sul ginocchio, inspiro, apro il petto, espiro, arrotondo, ancora inspiro, di nuovo arrotondo, e ancora inspiro, scendo, mani a terra. Inizio a spingere il piede sinistro, distendo bene la gamba sinistra. Mantenete bene il piede sinistro al martello. Respirate. E da qui piano. Distendo di nuovo la gamba, riporto il piede sinistro dietro, punto i piedi, stendo le gambe ancora, cane a testa in giù. Mantengo. Da qui, se necessario, avvicino leggermente le mani indietro e con la mano destra aggancio la caviglia sinistra. Porto il busto in torsione. Cambio lato. Punto bene la mano destra, con la sinistra mi aggancio. Mantenete la posizione, tre respiri profondi, controllo se è tutto bene. Sì, mi sembra di sì. Bene. E ritornate. Pian piano andate a sedervi, vi posizionate in ginocchio e di nuovo portate la mano destra a terra, allungo bene il braccio sinistro. Cambio lato, sinistra giù, inspiro. Distendo il braccio destro, torno al centro.
centro da qui, con la mano sinistra vado dal lato destro, la mano destra giù, vuoto, apro bene la spalla, cambio lato, inspiro, espiro, torsione, torno al centro, di nuovo inspiro, porto sulle braccia, come se qualcuno mi tirasse dalle mani, e da qui lascio passare davanti al petto il braccio destro, il sinistro va sopra, cerco ancora di agganciarmi, chi riesce unisce i palmi delle mani, inspiro, cresco, espiro, spingo, piano piano i gomiti, qua sentite aprire la spalla sinistra, continuo a respirare, bene, da qui di nuovo inspiro sulle braccia, espiro mano sinistra davanti al petto, braccio destro sopra, vi siete agganciati, di nuovo inspiro, cresco e ancora espiro, lascio andare, ancora, ancora, liberate bene la spalla destra, benissimo, ed anche libero tutte e due le braccia. Da questa posizione andiamo a posizionarci in piedi, con i piedi uniti, quindi sollevate le braccia e andate a fare un grande passo a destra. Da qui le braccia vanno parallele al pavimento. Da qui, inspirando, apriamo il petto, guardiamo su, espiriamo, fettiamo il busto in avanti, mani a terra. Lasciate cadere la testa verso il basso, non importa se arriva a appoggiarsi a terra, cercate semplicemente di liberare bene il collo, di mantenere le gambe tese e di respirare in modo lento, tranquillo. Da qui spostate la mano sinistra al centro, inspiro, apro bene il braccio destro, la spalla destra, guardo su, se avete tensione al collo lasciate lo sguardo puntato in basso, continuate a respirare e da qui mano destra a terra, inspiro, espiro, sollevo su il braccio sinistro. Torno al centro, ancora tutte e due le mani a terra, inspiro, di nuovo lascio cadere la testa giù, libero, liberate bene il collo, sentite allungare la parte posteriore delle gambe. Mani sui fianchi, addome forte, schiena dritta, torno su e da qui Uttita Trikonasana. Vado ad aprire la punta del piede destro, braccia parallele, inizio a spingere il braccio destro in avanti e piano scendo in appoggio, sollevate bene il braccio sinistro, non importa quanto giù riuscite a scendere, mantenete bene il corpo allineato, se la tensione è eccessiva salite pure con la mano sulla coscia. L'obiettivo è cercare di crescere dal braccio sinistro. E da qui piano piano torno, braccia parallele al pavimento, chiudiamo la punta del piede destro, inspiro, apro la punta del piede sinistro, mi spingo in avanti, piano piano scendo. Cerco comunque di allungare bene il braccio destro. Mantengo il respiro lento, profondo. Ed ecco di nuovo. Torno. Ruoto la punta del piede sinistro, piego la gamba destra, faccio un saltino, braccia giù, facciamo un bel respiro, facciamo un check del respiro se si è accorciato, se è allungato. Bene, i piedi sono forti,
l'appoggio è stabile. Da qui, inspirando, sollevo la gamba destra, mi aggancio, tiro il ginocchio al petto, con la mano destra vi aiutate, agganciate bene la caviglia e vado a posizionare il piede nell'interno coscia. Piano piano, chi se la sente, posiziona le mani in preghiera al petto. Cercate di fissare un punto stabile, immobile. Mantenete le spalle rilassate, il collo allungato. E da qui di nuovo vuoto il ginocchio destro e pian piano lo lascio andare giù. Mi preparo, inspiro, porto al petto il ginocchio sinistro, tiro, mano sinistra, caviglia sinistra, piede in posizione e piano piano porto le mani in preghiera al petto. Se il piede scivola, tranquillamente lasciatelo andare anche a terra, semplicemente passando davanti alla caviglia destra. Chi riesce invece mantiene la posizione, cercando sempre di crescere dal centro del capo verso l'alto. E da qui di nuovo il ginocchio sinistro, pian piano lascio andare giù la gamba, ritorniamo a terra. Facciamo la posizione del bastone dandasana. Vi sedete? Bene. Vi sedete perfettamente sugli ischi, quindi i glutei sono ben appoggiati a terra, le mani vanno ai lati dei glutei. Da qui semplicemente quando inspiro immagino di crescere in alto e quando espiro rilasso le spalle. Ancora. Ancora uno. Bene, state lì, non vi muovete. Penso che non vi vedete bene, ok. E da qui pian piano sposto le braccia 30 cm dai glutei. Apro il petto. E da qui inizio a salire con i glutei. Se ho tensione al collo, mantengo lo sguardo sull'ombelico, altrimenti lascio cadere la testa indietro. Piano scendo, glutei in appoggio, inspiro, porto su le braccia, espiro, vado ad agganciarmi alle dita dei piedi di nuovo. Inspiro, apro il petto, e espiro, lascio cadere il petto in avanti. Piano piano srotola la schiena, torna su. Bene, di nuovo da qui semplicemente piegate le gambe, andate ad unire i piedi. Più i talloni vanno vicino al bacino è meglio. Da qui pian piano sciogliamo le anche, muoviamo le ginocchia su e giù. Sciolgo. Ora, mani sulle caviglie, piego leggermente le braccia e cerco di andare con la testa verso il basso, concentrandomi sulla ruotazione del bacino, quindi non serve che scendo a toccare con la fronte, serve però che percepisco questa spinta in avanti. Piano piano torno su, andiamo a distendere la gamba sinistra, piede a martello. Il piede destro resta all'interno della coscia sinistra, da cui inspiro, porto sulle braccia, mi allungo, espiro, fronte al ginocchio. Mantengo. Chi ha difficoltà ad agganciare il piede, porta pure le mani sulla tibia, sulla coscia, non importa. Tirate bene l'ombelico in dentro. Qui di nuovo torno, distendo bene la gamba destra, il piede sinistro all'interno coscia, di nuovo inspiro, porto sulle braccia, espiro, fletto.
piano piano torno su, appunto, entrambi i piedi a terra, chi riesce arriva con i talloni in appoggio, altrimenti lasciate pure l'appoggio sulle punte e da qui mani in preghiera al petto, con i gomiti vado a spingere, mantenete il petto aperto e lo sguardo in avanti. Tengo. Ora, mani a terra, vuoto, mi posiziono di nuovo in quadrupedia, da qui punto i piedi, spingo forte con le mani a terra e vado nel cane a testa in giù. Mantengo. Cerco di rilassare il collo, rilasso la schiena. Da qui sollevo la gamba destra, apro l'anca, poi il piede destro fa un passo in avanti, ginocchio sinistro giù, le mani in preghiera al petto, inspiro, da qui vado in torsione, gomito sinistro, ginocchio destro, spalla aperta, chi se la sente inizia a puntare il piede sinistro. Mantenete forte l'addome. Tengo, piano piano torno, mani in preghiera al petto e da qui distendo le braccia dietro, mantenete, continuate a scendere con il bacino. Da qui fletto il busto, mani a terra, piede destro torna indietro, vado nella posizione del piegamento, faccio un piegamento. E vado nel cane a testa in su, inspiro, cane a testa in giù, espiro, mantengo. Ancora uno. Da qui sollevo la gamba sinistra, apro l'anca, piede sinistro, un passo in avanti, ginocchio destro prima va a terra, le mani in preghiera al petto. Inspiro, da qui gomito destro, ginocchio sinistro, torsione, chi vuole punta il piede destro, distende la gamba, mantengo, da qui piano torno, mani in preghiera, poi piano piano distendo le braccia dietro, respiro e da qui mani a terra, piede sinistro indietro, posizione da piegamento, piegamento con i gomiti chiusi, scivolo in avanti, cane a testa in su, fronte a terra, cane a testa in giù, glute in alto, mantengo, da qui di nuovo la gamba destra sale, apro l'anca, piede destro un passo in avanti, ginocchio sinistro in appoggio e ancora inspiro, mani in appoggio sul ginocchio, apro il petto, espiro ancora, lascio andare, mani a terra e ancora stendo la gamba destra. Stiamo continuando ad allungare, non forzate. Ancora piego la gamba destra, riporto il ginocchio indietro, ancora punto i piedi, stendo le gambe, cane a testa in giù. Porto su la gamba sinistra, apro l'anca, il piede fa un passo in avanti, ginocchio destro a terra, le mani sul ginocchio, inspiro, guardo su, espiro, fletto, mani a terra e piano stendo la gamba sinistra.
piano piano riporto il peso del corpo in avanti, riporto il ginocchio sinistro dietro, allungo le braccia in avanti, scendo fronte a terra. Prendetevi 5 lunghi respiri qui. Piano piano avvicino le mani indietro, torno su e andate a posizionare il ginocchio. Da qui divaricate le gambe alla stessa larghezza del bacino, portate le mani in appoggio sulla bassa schiena. L'obiettivo è aprire il petto, quindi mi spingo in avanti senza forzare. Se la mia schiena me lo permette, inizio ad inarcarmi giù la testa, libero le mani, mani sui talloni. E resto. Se la posizione è troppo intensa, mantengo la posizione delle braccia, continuando a spingere il petto in alto. Mantenete, vi prego, non forzate. Per tornare, mano sinistra, mano destra. Non faccio movimenti laterali, ora chiudo le ginocchia, scendo glutei sui talloni. Un bel respiro, porto su le braccia, palme delle mani unite. Se non avete problemi alla schiena, nessun fastidio, l'addome è forte, da qui fletto il busto in avanti e scendo giù, poggiando a terra prima la fronte e poi le braccia. Respirate, quando inspirate allungate le braccia in avanti e quando espirate cercate di spingere ancora un pochino il glutei sui talloni. Per tornare, attivo l'addome, da qui vado a staccare prima le braccia e poi la fronte, piano piano torno su e ora libero le braccia lungo il corpo. Fate un bel respiro e da qui di nuovo andiamo in quadrupedia, le gambe divaricate alla stessa larghezza del bacino, ma leggermente più larghe. E ancora inspiro, apro il petto, guardo su e espiro, arrotondo la schiena. Ancora inspiro, di nuovo arrotondo, ancora inspiro. Da qui torno con la schiena dritta, guardo in basso, inizio a spostare le mani in avanti, scendo con il petto a terra, scivolo in avanti, gomiti in appoggio. Posizione della sfinge e piano piano fronte a terra, spingo con le mani, scusate mi sposto, e piano piano stacco qualche vertebra, apro il petto e di nuovo torno giù. Ora le mani restano in posizione, non le uso per spingere, salgo su e piano piano sollevo la gamba destra un millimetro e giù. Sulla gamba sinistra e giù, tutte e due le gambe su, le braccia dietro. Ancora fronte a terra, mani a terra, spingo, glutei, talloni, balasana. Da qui vado a spostare le mani a sinistra e piano piano scendo. Cerco di creare spazio tra le vertebre. Libero il corpo, cammino con le mani e piano piano lascio andare di nuovo la testa. E ancora piano piano. Torno di nuovo
stendo le gambe e vado nel cane a testa in giù. Liberate bene il collo. Provate a sentire la differenza del corpo prima di iniziare e ora. E ancora vado in quadrupedia. E da qui il piede destro va in avanti. Sposto leggermente di più il ginocchio sinistro indietro. E da qui inspiro, porto sul braccio sinistro. Cercate di spingere il petto verso il soffitto. Respirate da qui, fletto il busto, mani a terra. Spingo, posizione d'appiegamento, faccio un piegamento. Cane testa in su, inspiro. E cane testa in giù, espiro. Mantengo, libero il collo. Piego le gambe, ancora vado in quadrupedia, da qui il piede destro, sinistro, scusate, un passo in avanti. E la mano sinistra resta sul ginocchio, il braccio destro cresce. Bene, piano scendo, mani a terra. Ritorno il piede sinistro, posizione d'appiegamento, piegamento, cane testa in su e io piano vado nel cane testa in giù. E piano piano ginocchia a terra, di nuovo apro il petto. Ora, se riuscite, sollevate i glutei, andate semplicemente a puntare le dita a terra, potrebbe non risultare particolarmente piacevole, cercate di caricare il peso del corpo sui glutei, da qui sposto le mani indietro, apro il petto. E piano piano, torno. Bene, e di nuovo, scendiamo pancia a terra, ok, penso che così riuscite a vedere, e da qui vado a spostare le mani in avanti, vado su i polpastrelli, scivolo, ok, apro il petto, di nuovo piego le braccia, fronte a terra, di nuovo inspiro, vado su, ruoto la testa a sinistra, e ancora piego le braccia, scendo. Inspiro su, testa a destra, ancora piego, fronte a terra e di nuovo vado su, sinistra, ancora torno al centro, piego, scendo, e di nuovo su, e vado a destra, torno a guardare avanti, mantengo, cerco di aprire bene il petto, le spalle piano piano. Scendo, mani a terra, spingo, glutei e talloni, balanzano. Cercate di allungare sempre un pochino di più le braccia in avanti. Trovate una posizione comoda per il collo. E piano piano srotolo la schiena. Andate ancora a sedervi sui glutei, distendete le gambe in avanti, da qui gamba sinistra rimane tesa, piede a martello, piede destro va oltre il ginocchio sinistro, con la mano destra vado ad abbracciare dal ginocchio, mano sinistra dietro e apro bene il petto, mantenete la schiena più dritta possibile. Addome forte. E adesso la mano sinistra passa sul ginocchio destro, ancora sposto lo sguardo,
piano piano torno, distendo la gamba destra, fletto la gamba sinistra, piede sinistro va oltre al ginocchio destro, prima vado ad abbracciarmi, quindi passo il gomito sinistro e piano piano vuoto, apro la spalla. Da qui braccio destro, ginocchio sinistro e apro il petto. E di nuovo torno al centro, libero tutte e due le gambe. Inspiro, sollevo le braccia, espiro, mani in appoggio sulle dita dei piedi, di nuovo inspiro, estendo e espiro, lascio cadere. Piano piano srotolo la schiena e ritorno su. Bene. Da qui di nuovo andiamo a posizionarci nella posizione della farfalla, i piedi sono uniti, ancora afferro le dita e sciolgo le anche. Da qui con la mano destra vado a spingere a terra, con la mano sinistra spingo leggermente il ginocchio sinistro e la coscia verso il basso. Cambio lato, mano destra spinge, non forzate, e da qui di nuovo torno, ancora nuovo, sciogliamo le anche, da qui di nuovo agganciate le caviglie, piegate i gomiti, piano piano scendete giù. E piano, lascio andare, riunite le ginocchia e andate piano schiena a terra, portate tutte e due le ginocchia al petto, cercate di avvicinare il mento al petto, inspiro, gonfio la pancia, espiro, tiro, ancora, tiro. E tiro, qui mantengo le mani sulle ginocchia, piccoli molleggi destra e sinistra, massaggiate bene la zona lombare. E piano distendete le gambe, andate a liberare le braccia lungo il corpo. Shavasana. E la posizione finale. Cerco di rilassare bene il corpo, rilassate le dita dei piedi, il collo del piede, la caviglia, rilasso la tibia, il polpaccio, continuate a rilassare bene tutta la gamba, tutto il piede, rilassate bene le cosce, i glutei, prendetevi qualche minuto per respirare. Rilassate l'addome, rilassate piano piano il petto, portate l'attenzione al respiro e quando inspirate immaginate la gabbia toracica aprirsi, il petto spalancarsi e pian piano lascio andare bene il corpo. Rilassate le braccia, le spalle, lasciate andare le tibie, di nuovo rilassate bene le gambe e ancora ritornate sul petto, rilassate l'addome, mantenete la concentrazione sul respiro. Rilassate di nuovo le spalle, rilassate il viso e se riuscite prendetevi qualche istante mantenendo questa posizione in totale relax. Io vi ringrazio per la vostra pratica di stasera, scusate per la diretta interrotta, mi auguro di vedervi presto, soprattutto in sala. Buona serata, namaste.
Grazie a tutti.